Buongiorno. Riapre al pubblico il rinnovato sportello InformaMIP, dedicato a chi vuole mettersi in proprio. Realizzato con risorse della città metropolitana, sarà aperto il lunedì dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 14 alle 18 al piano terra della sede di Corso Inghilterra 7. Per presentare lo sportello e al contempo discutere delle attività di animazione territoriale legate alla creazione di impresa, mercoledì 18 ottobre il consigliere metropolitano delegato allo sviluppo economico e alle attività produttive Dimitri De Vita ha convocato un incontro inaugurazione nella sede di Corso Inghilterra con alcuni dei comuni più coinvolti nelle politiche di sostegno alla creazione di impresa. Avere nel cuore della città uno sportello dedicato in seno alla città metropolitana che possa coadiuvare tutti coloro i quali intendono mettersi in proprio e tra questi chi addirittura potrà accedere a determinati finanziamenti in base chiaramente alle caratteristiche del business plan che presenteranno a fondo perduto ci permetterà di agire veramente e finalmente in maniera concreta sulla capacità di sviluppo da parte soprattutto dei giovani. Sappiamo benissimo che oggi con questo livello di disoccupazione che abbiamo nella cintura torinese viviamo una situazione nella quale molti giovani che non riescono ad entrare nel mondo del lavoro si improvvisano imprenditori. Alcuni di questi hanno delle idee veramente geniali, hanno delle capacità e la possibilità di portare a termine un'idea imprenditoriale. Noi siamo qui per questo. Come città di Collegno abbiamo sottoscritto già qualche tempo fa il protocollo per i servizi MIP, secondo noi un servizio molto importante per chi vuol mettersi in proprio e creare la propria attività di impresa ed aiutarlo soprattutto in modo consapevole a realizzare il proprio sogno. A Collegno abbiamo fatto anche qualcosa in più, abbiamo immaginato a fianco al supporto del MIP un bando che si chiama Imprenditori in Collegno che attribuisce un premio a coloro che vogliono costruire la propria attività di impresa. Il MIP, ideato dalla provincia di Torino nel 1994, dopo una pausa di alcuni mesi ha ripreso a funzionare nel giugno di quest'anno con il coordinamento della regione Piemonte. In soli 3 mesi il servizio ha incontrato oltre 1000 persone in tutta la regione, di cui 700 nella sola area della città metropolitana. Di queste 700, oltre 200 stanno seguendo il percorso individuale e personalizzato del MIP e più di 30 hanno già concluso la redazione del proprio business plan.